un paio di recuperi fondamentali su Ronaldo, cosa ti porti dietro di questa partita? On a fait un match solide défensivement, toute l'équipe a été concentrée du début à la fin. Voilà, et on a réussi à marquer ces deux buts qui nous amènent la victoire contre une très bonne équipe. Donc on est content pour aujourd'hui, mais il va falloir continuer comme ça jusqu'à la fin du championnat. Sì, un'ottima partita, una prestazione solida, soprattutto in fase difensiva nel primo tempo, tutti molto concentrati dall'inizio alla fine, poi siamo riusciti a trovare nel finale quei due gol che ci servivano per questa vittoria, adesso dobbiamo continuare così per chiudere in bellezza la stagione. Sì, bene, penso ci sia... La matematica ancora non condanna la Roma per quanto riguarda la corsa alla Champions League, voi ancora ci credete? Oui, bien sûr, il reste deux matchs, tout peut arriver. On va continuer à travailler jusqu'à la fin du championnat. On a deux matchs difficiles qui arrivent. Il va falloir tout faire pour prendre 6 points et on verra ce qui se passera en fin de saison. Sì, mancano ancora due partite, può succedere di tutto, dobbiamo lavorare forte, crederci fino alla fine, ci sono ancora 6 punti in palio, dobbiamo cercare di prenderli e poi vedremo cosa succederà. Steven, pensi ci sia stata una partita specifica che ha compromesso l'andamento della Roma verso la qualificazione in Champions? Specific the game that compromised, affected the Roma chances to get in Champions League throughout the season. There was one game in particular where we dropped points. No, le passé c'est le passé, voilà, c'est le football, tout arrive, on essaye d'en tirer des leçons. C'est de l'expérience et voilà, on essaie d'avancer, on essaie toujours de travailler. On fait tout pour gagner, mais voilà, le football c'est comme ça, il y a des défaites, il y a des victoires. Et comme j'ai dit, il nous reste deux matchs, ce sont les plus importants et c'est tout, on pense qu'à ces deux matchs-là pour l'instant. Ma no, il passato ormai è passato e alle spalle, poi questo è il calcio, si scende sempre in campo per cercare di vincere, ma non sempre è possibile. Adesso dobbiamo concentrarci sulle prossime due partite e poi tireremo le somme alla fine. Steven, senti di poter dire che il tuo futuro è ancora a Roma l'anno prossimo? Je suis bien à Roma, voilà. Je me concentre sur cette saison qui n'est pas terminée. Et on verra ce qui se passera la saison prochaine. Aujourd'hui, je suis bien. Je travaille bien comme toute l'équipe. Donc voilà, le plus important, c'est cette saison et le moment présent. Sto bene, sono perfettamente a mio agio qui a Roma, ma adesso l'importante è concentrarsi sulle prossime due partite, su quello che resta di questa stagione che non è ancora terminata, cercare di raggiungere insieme a tutta la squadra quelli che sono i nostri obiettivi. Quello che conta in questo momento è il presente. Che difficoltà hai trovato a Roma per non esprimerti al tuo meglio? What were the difficulties that you went through that didn't allow you since the beginning to express all your potential? Voilà, on essaie toujours de travailler, de faire le meilleur. Voilà, il y a des conditions qui sont ce qu'elles sont. Ça n'a pas toujours été facile pour l'équipe individuellement. Voilà, j'essaie toujours de travailler, de m'améliorer. Et voilà, aujourd'hui on essaie de gagner ces deux prochains matchs et puis on fera le bilan de cette saison en fin de journée. Al di là di quelle che sono state le condizioni a livello sia individuale che di squadra, eventuali difficoltà, si tratta adesso di guardare avanti, cercare di chiudere al meglio la stagione, impegnarci al massimo queste prossime due partite per poi tirare un bilancio conclusivo soltanto alla fine. Grazie. Grazie, grazie, ciao.